Oh, sono le 15.30, siamo tornati a Occupy DJ, nuova puntata, lunedì, partiamo col botto. Sì, tu l'hai fatto il botto questo weekend. Non è che ho fatto proprio, che sto facendo i preparativi per la maschera di Halloween, no, allora mi sto cercando di agghindare. No, non è vero. Stiamo parlando della mia faccia. Sì. Faccia la pirla. Eccola. Grazie. Precisamente. Siete sempre gentilissimi, no, ho avuto un match di wrestling sabato sera. Però l'hai vinto, dai. L'ho vinto, ero insieme al grande Andrea Di Pre, signore e signori, siamo riusciti a portarlo su un ring di wrestling e ne siamo usciti vincitori, però insomma porta un po' i segni della battaglia, quindi sarà un po' truculento da vedere, però vabbè. Infatti non così. Ride oggi, sta come serio. Non rido? No, rido. E ridono, cosa ridete? Rido benissimo. Cosa ridete, cazzo? Rido, guarda, ce la faccio benissimo, non si nota neanche. Va bene. Bene, oggi parleremo tra le altre cose di baby talenti. Esatto, parleremo di baby talenti, poi chiediamo anche a noi stessi che cosa, esatto, che talento avevamo da piccoli, sì. Però lo facciamo dopo, vediamo le notizie del giorno. Notizie del giorno, chi deve incominciare? Parti tu. Parto io, la notizia sicuramente che avrete sentito che è venuto a mancare Lou Reed all'età di 71 anni, una delle colonne portanti della musica rock e blues, lo conoscevamo, era il leader dei Velvet Underground, ma è diventato poi ancora più famoso come solista, ci lascia dopo 71 anni di onorata carriera. I brani suoi più celebri sono per esempio Perfect Day, che è nella colonna sonora di Trainspotting, nella mitica scena in cui Renton sprofonda nel tappeto, no? Che sembra un po' ricorda una bara, e, oppure la stiamo sentendo Walk on the Wild Side, oppure ancora Satellite of Love, quindi insomma lascerà un grande vuoto nella musica, vedremo se verrà mai colmato, credo di no. Ieri sera invece, Andres, è stata incoronata la più bella d'Italia del 2013. E tu dove eri ieri sera? Qual è il tuo alibi? Perché non eri lì? Eh no, domenica non si discute, ragazzi. La domenica sportiva, tu? La vediamo qua, si chiama Giulia Arena, 19 anni, viene da Messina. Giusto, sì. Tra l'altro nella finale sono arrivate tre ragazze isolane, le prime due della Sicilia e la terza arrivata della Sardegna. Sardegna in quanto a fighe spacca sempre, sempre pieno così Sardegna, veramente. Sì, è vero. Io sono un sostenitore. Crescono un po' come funghi. E in questa edizione del concorso le ragazze e l'organizzazione intera, diciamo, voleva togliere quel mito che c'è di ragazza così da posa, da copertina, sì, esatto. Un po' oggetto. Cos'è? Tant'è che le ragazze hanno indossato una maglietta con scritto né mute né nude. Certo, quindi per indicare che non c'è solo bellezza, c'è anche tanto altro. Esatto, per indicare che non si sarebbero viste le femmine a fare una protesta. Questa era una più sottile. Tra l'altro la prima edizione di Miss Italia sulla 7, non su Rai 1. Cambia c'è stato casa, questo cambiamento. Però rimane il patron Mirigliani, spero. Che non sì, c'è più. Non c'è più il patrono. No. Che gaffe da fare. Bene, allora invece passiamo a un'altra notizia. Parliamo di sesso e di Giappone. Perché c'è questa nuova patologia che si chiama Sekisu Shinai Shokugun. Esattamente così è la pronuncia. Scusa, non capisco, devi farmi lo spelling. Sekisu Shinai Shokugun. Che praticamente è un po' il rigetto sessuale. Com'è che l'hai detto? Shokugun. È la pronuncia giusta. E oggi c'hai le labbra. Mi fai dire la notizia, Verdiana? Scusate, perdo un po' le staffe. È un po' il rigetto del sesso reale, perché gli adolescenti tra i 16 e i 19 anni, pensate che nella misura del 40% per quanto riguarda le ragazze, sono per esempio vergini, oppure i maschietti tra i 16 e i 19 sempre, nella misura del 35% non sono interessati al sesso, perché lo ritengono una distrazione. Allora c'è questa patologia che riguarda appunto gli adolescenti fino ai 20 anni che preferiscono il sesso virtuale, quindi praticano un sacco con il tablet, però poi dopo quando si tratta di rapporti reali lasciano un po' a desiderare, quindi insomma sono un po' allarmati in Giappone. Perché non hanno conosciuto le ragazze sarde, vero? Esatto, proprio per questo, non hanno conosciuto le ragazze sarde e hanno timore proprio perché potrebbe esserci un calo demografico, certo, del 50% entro il 2060 e quindi insomma è una cosa abbastanza preoccupante. Non è sicuramente il caso degli italiani che invece ci danno dentro come sempre.
Certo, certo. Adesso andiamo agli Stati Uniti, perché è stato scoperto un nuovo membro del collettivo di hacker di Anonymous. Questa volta è il fatto un po' curioso è che è un ragazzino di appena 12 anni che arriva da Montreal, in Canada. Capito. E cosa è successo? Che ovviamente lui non operava con scopi politici, non voleva cambiare nulla in realtà, voleva solo dei videogiochi che gli hanno promesso in cambio delle sue operazioni di hacker. Cioè, lavorava in cambio di videogiochi? Esatto, e beh, è un ragazzo di 12 anni. Quindi in questo caso il detto non accettare caramelle dagli sconosciuti o dagli Anonymous si è concretizzato. Il vero problema è che ha creato danni per $60,000, sì, perché è andato ad intaccare il sistema governativo cileno, è andato nel sito della polizia di Montreal. Non ha perso tempo. Se li hai guadagnati i videogames. Beh, guadagnati sì, però comunque diciamo ha compiuto degli illeciti, è anche andato a giudizio, sì. Però si ovviamente pensa che non verrà condannato pesantemente, certo, perché comunque si tratta di un ragazzino di 12 anni. Perché stiamo parlando di questo, esatto, Vale? Perché oggi parliamo appunto di Baby Prodigy, come abbiamo detto prima, sì, in apertura di programma. Allora vediamoci un po' di Baby Prodigy e poi torniamo qui. Questi erano poi i Baby Prodigy, cosa che probabilmente noi non siamo stati da piccoli, forse non lo saremo neanche mai. Perché vi abbiamo fatto vedere questo filmato? Perché oggi parliamo di Baby Prodigy, sì, appunto. Quindi tutti quei bambini che hanno delle qualità. Delle qualità spiccate. Quindi oggi si parla di piccoli prodigi. Quando eri bambino, qual era la tua capacità fuori dal comune? Hashtag Baby Prodigy. Hashtag Baby Prodigy, così impari a prendermi in giro. Potete scriverci sulla pagina di Facebook Occupy DJ, Twitter @OccupyDJ oppure WhatsApp, il cui numero è 342-87-95-900. Molto bene, quindi scriveteci e dopo leggiamo un po' che cosa avete di nascosto. Tu avevi qualcosa di nascosto? Io mi dicevano ero bravo a fare le imitazioni. Da piccolo fino alle elementari dicevano devi fare l'imitatore. Beh, anche adesso è bravo. Grazie, ti ringrazio. Tu invece cosa sapevi fare? No, niente, io cose da bambina ho scoperto poco fa. Cose da bambina è tutto. Che ero brava a fare le cose da bambina. Cioè, voi avete capito, non se avete capito usate l'hashtag non ho capito nel Twitter. Senso che non avevo grandi qualità, base average diciamo, insomma, sì, così era average. Va bene, sicuramente però non sono average i commenti che abbiamo raccolto per la Tweet Parade. 4, 3, 2, 1. Vediamo cosa dice il web dei baby talenti. Vediamo la numero 5, per esempio. David Pinto dice: il bambino di mamma ho perso l'aereo fa uso di droga. Ci credo, per progettare tutti quei sistemi antifurto devi essere solo fatto. Da lì il titolo del film sequel Mamma ho preso l'aereo. Vai pure. Numero 4. Cicci Crocchi scrive: per esempio, secondo me il bambino protagonista del Sesto Senso avrebbe dovuto dirlo qualche Ekit e Muert, tanto per esorcizzare. Esatto, serve un po' a tenersi vivi, insomma. Il Kit Muert, numero 3. Numero 3. Dissociato dice: ha paura del buio perché non mi fa dire con certezza che di lì a qualche parte non... Che lì da qualche parte non ci siano nascoste le gemelle Olsen pronte ad aggredirmi. Fanno paura un po' le gemelle Olsen. A proposito di Baby Prodigy, sono sullo schermo da quando avevano 3 anni. È vero, è vero. Adesso sono imprenditrici, cose di moda, fanno cose, vedono gente, insomma. Vedono gente. Numero 2. Peace Me Bundy scrive: se Flipper avesse saputo quanta fregna sarebbe diventata Jessica Alba dopo così poco tempo. C'è stata un'escalation di Jessica Alba. Ce l'avevamo anche nel nostro mood board al centro per i più attenti, ma sicuramente l'avrete vista. Rullo di tamburi, siamo arrivati alla numero 1 di oggi. Tweet Parade.
John Lannister dice: bambini nelle pubblicità Kinder che aprono gli ovetti con una precisione che nemmeno Fruit Ninja. Qua è vero, sono tutti precisi perché sono perfetti, al laser li tagliano. Sigla! Sigla! Comunque avevamo Scarlett Johansson prima. Era Scarlett Johansson? Sì. Vedi, quando vedo della gnagna non capisco più niente. Va bene, però capisco invece che è il momento di lanciare la nostra tripletta. Mentre tessevamo le lodi di Rihanna, di quanto ci piace, quanto faccia delle canzoni fighissime. Sì, non ne sbaglia una. Non ne sbaglia una, ci ha raggiunto Fabio Mora, benvenuto. Benvenuto. Fabio Mora è un mentor di Coder Dojo. Spieghiamo che cos'è Coder Dojo. Dunque, Coder Dojo è una, diciamo, palestra per i piccoli programmatori. I piccoli programmatori sono semplicemente dei ragazzini tra i 6 e i 12 anni, nel più delle volte, che vengono a Coder Dojo, appunto, che è un movimento, sì. Poi spiegheremo magari meglio dopo come, per imparare a programmare. Che significa? Io faccio parte di un gruppo, qui ci troviamo a Milano, io faccio parte del gruppo di Milano, dove organizziamo degli eventi in cui i ragazzini arrivano alla mattina, di solito il sabato mattina, e sono messi nelle condizioni di imparare a programmare, che significa che sono liberi di sperimentare qualche cosa che diversamente non avrebbero forse il modo di realizzare. Sono lasciati liberi? Cioè ma posso... non sono liberi, esattamente, sì, perché noi mentor li aiutiamo a fare questo. Da cosa nasce l'esigenza di creare un collettivo, un gruppo che si occupa di questo? Il gruppo nasce perché pensiamo che imparare a programmare sia una delle qualità che nel futuro potrebbero aiutare i ragazzini, e quindi ci piace pensare che questa generazione di cosiddetti nativi digitali possa avere anche degli strumenti per poi saper sviluppare quelle che sono le loro idee, e noi vogliamo aiutarli proprio a fare questo. Di fatto la giornata poi a Coder Dojo, nel nostro gruppo di Milano, poi più o meno funziona così in tutto il mondo, funziona che i bambini arrivano, noi gli spieghiamo in modo divertente un esercizietto da fare, e poi loro cercano di copiarci nel farlo. Facciamo merenda, perché questo con i ragazzini è importante. Li gasa un po'. Esattamente. E poi nella seconda parte della mattinata loro sono liberi di sperimentare, sempre con l'aiuto dei mentor. Certo. I mentor sono... E tutti i mentor sono anche volontari, tra l'altro. Esatto. Noi siamo... Ti chiedo, come mai hai scelto di diventare mentor di questo progetto? Ma io in realtà sono uno sviluppatore software, okay. Ho letto... Siamo un gruppo giovane qui su Milano, siamo partiti a febbraio. Ho letto di questa cosa su internet, su Facebook in particolare, e siccome è la mia passione sviluppare software, ho pensato che essere coinvolto in questa iniziativa potesse essere una cosa interessante, divertente, e da lì la cosa è davvero cresciuta. Ci sono dei piccoli talenti che sono passati da voi o vengono regolarmente? Piccoli talenti? Noi ancora talenti eccezionali non abbiamo avuto la fortuna di vederli ai nostri incontri. Ci Però noti una facilità nel maneggiare queste... Questi linguaggi da parte dei più piccoli? Sì, c'è sicuramente una facilità, una predisposizione, proprio perché sono abili con le tecnologie, i social network, insomma, tutti sanno, nessuno ha bisogno di una lezione introduttiva su quelle che sono le basi del computer, però diciamo che poi noi cerchiamo di rivolgerci a tutti e dare a tutti le stesse possibilità. Ma anche se un ragazzino viene che non se ne intende per niente, può iniziare dei corsi? Sì, non c'è nessuna competenza richiesta, okay. In realtà. Basta presentarsi agli incontri, che sono in tante città, non solo a Milano, ci tengo a precisare, in tutta Italia, con un computer, e poi i mentor danno una mano ai danno le ai basi. Ragazzi. Ecco, sì. Per avere un'idea, che tipo di cose hanno prodotto questi gruppi di ragazzi? Ma guarda, noi facciamo
tante cose, cioè sì, facciamo sia app, piccole applicazioncini, che soprattutto giochi, con un linguaggio di programmazione che non è proprio un linguaggio di quelli tradizionali, che forse sarebbe troppo difficile per un... per i giovanissimi è un po' difficile. Il linguaggio si chiama Scratch e non ha nulla a che fare appunto con altri linguaggi di programmazione un po' più complicati, ma si tratta praticamente di spostare dei blocchetti colorati, un po' come se fossero dei Lego, per comporre dei programmi. Solitamente quello che si raggiunge con Scratch è fare dei giochini, ovvero la principessa che viene salvata dal cavaliere, oppure la navicella che atterra sul suolo senza esplodere, come avveniva in un gioco, certo, un po' di tempo fa. Quindi insomma, beh, date tutti i modi a questi ragazzini per essere motivati, sì, e sì, cercare di apprendere. Sono delle palestre, insomma. Sì, dojo infatti significa proprio palestra, e pensiamo che la pratica sia il miglior modo per imparare, soprattutto per loro. Una cosa che da fuori può sembrare difficile, ma in realtà è davvero alla portata di tutti. Poi ci auguriamo che tutti diventino i nuovi Zuckerberg. Chiaro. Della situazione. Ce l'auguriamo anche noi. Sì. Comunque il sito, se vogliono trovare tutti i dojo, Coder Dojo sparsi per l'Italia, coderdojo.com è quello internazionale, mentre se interessa quello di Milano, coderdojomilano.it. Ok, poi ce ne sono tante altre in giro. Grazie mille Fabio, ci grazie vediamo prossimamente. Noi continuiamo a parlare di bambini prodigio, sì, ma lo facciamo dopo la pubblicità. Esattamente. 15.53, sempre in diretta Occupa DJ. Oggi stiamo parlando off screen delle ragazze dei sarde, on screen invece dei baby prodigi, quell'argomento del giorno. Per cui vediamo cosa ci avete scritto attraverso WhatsApp, Twitter, Facebook, chi e più ne tutti ha più i social. Metta. Quindi oggi si parla di piccoli prodigi. Quando eri bambino, qual era la tua capacità fuori dal comune? Hashtag baby prodigi. Vediamo se c'è qualcosa da Instagram almeno oggi. Da Instagram. Ridono, cosa ridete? Cosa ridete, cazzo? Fabri 991 scrive: ero un bambino snodabile, riuscivo a mettermi le gambe dietro la testa. Wow, non sei riuscito a mantenere questa abilità. Guarda, può servire. Sì? Sì, mi ricordo anche un po' Mister Muscolo, te lo ricordi? Quell'affare di gel che, no, che hanno da... No, vediamo alla prossima. WhatsApp Vincenzo F dice: da bambino riuscivo ad incastrare la parte superiore dell'orecchio con la parte inferiore. Ah sì, fantastico. Ci provo subito. Stiamo andando veramente sul culturale. Mi sa che facevamo tutti le stesse prove da bambino. Ci provavamo tutti a piegare. O la lingua, riuscire a rotolare la lingua, sì, a piegarla. Vediamo cosa ci scrivono. Più punti. Ancora. Prossimo da Facebook, Alessandra Canella scrive: il mio talento era leccarmi il naso con la punta della lingua. Avevo una soluzione velocissima per la candela invernale. Attenzione. Ah, che bello. Ma questo è un complimenti paese... per l'ottima scelta. Questo è un paese di poeti, scienziati, navigatori, di persone veramente su nell'Olimpo. Vediamo se l'ultimo almeno ci para un po' da questo pulpurri di perle. Federico Cucun Massi, il nome mi lascia ben presagire. A 4 anni mi ricordavo esattamente tutti i nomi e anche vari particolari di genere meccanico e aerodinamico delle macchine di un libro, genere Ferrari, Jaguar, McLaren, eccetera, il 98-99. Credo fossero più di 350. Finalmente, grazie Federico, ci hai un po' innalzato verso la cultura, sì, e non verso le cose così da vabbè, non sminuire. Da show dei mostri. Popolo incivile. Veramente, perché poi lo show dei mostri, come avete visto già del resto, lo sto facendo io quest'oggi. Che cosa abbiamo adesso, Vale? Adesso, fra poco, arriva il nostro esperto Fabrizio Gilardi a parlarci di sport. Il Faz. Esatto. Perché oggi parliamo di baby prodigi, esatto, e lo facciamo anche guardando un po' al di là dell'oceano, all'NBA. Vediamo. Kingdom.
Lord. But watching you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in. Can't they see me in my black skin? Number one question they asking. Fucking be question you asking. If I don't get ran at my Catholics, it comes to conservative Baptists. Claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. 4 in the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's an omen. I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest. But I ain't finished, I'm devoted, and you know it, and you know it. E rieccoci qui, questa era un RVM NBA perché parte proprio nella notte di domani la nuova stagione. Siamo qui a parlare con il nostro esperto Faz, Fabrizio Gilardi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Allora, bentornato. Grazie. Bentornato, ci siamo già visti. Che stagione sarà questa dell'NBA? Ma allora, sarà una stagione innanzitutto in cui c'è il rischio che per la seconda volta nella storia e per la prima volta dal 90-94 le due squadre storiche, quindi Los Angeles Lakers e i Boston Celtics, non arrivino ai playoff. Sono scarse. Quest'anno sono i Boston Celtics per scelta, nel senso che hanno scelto di abbattere la squadra, hanno ceduto i giocatori veterani più forti per puntare sui giovani e quindi ci metteranno un po'. I Lakers invece non per forza per scelta, però faranno tanta fatica e quindi è possibile che succeda appunto questo evento che è rarissimo. Sono le due squadre più riconoscibili, proprio il modello certo, del certo, basket certo. americano. Perché Kobe non è previsto il rientro. No, Kobe non giocherà sicuramente la prima partita che è mercoledì notte e poi non si sa se metà ottobre, metà novembre, dicembre, non si quando? Sa ancora. È un duro, durissimo, però l'infortunio al tendine d'Achille è serio, quindi non si sa quanto ci metterà. Quest'anno in più ci sarà un passaggio di consegna ai piani alti perché dopo 30 anni cambia il grande capo, David Stern. David Stern molla. Esatto, va in pensione alla sua veneranda età, viene sostituito dal suo vice storico che si chiama Adam Silver. Per quanto riguarda il campo, sarà una stagione in cui certo che divisi... il signor Silver, che era il numero 2 di una federazione americana. Adesso gli cambieranno il cognome e invece sul campo si è divisi in 3. Ci sono circa 10 squadre che giocano per vincere. Ci sono circa 10 squadre che giocano per cavarsela perché hanno pubblico che non vuole che si ricostruisca, perché hanno presidenti che non vogliono ricostruire, e ci sono invece 10 squadre circa, forse un po' meno, che invece puntano, come dicevo prima di Boston, a giocare a perdere, quindi a puntare al prossimo draft, quello che ci sarà nella prossima estate, in cui saranno previsti tanti baby fenomeni di cui parleremo dopo. Ecco, e che potrebbero essere una buona base per ricostruire la squadra dopo magari un ciclo che si chiude con giocatori di una certa età. E tu da domani sei pronto a passare le notti? Purtroppo sì. Sì? Quante partite guardi meglio? Cioè, cerchi di guardarle tutte? Allora, no, tutte è impossibile, okay. Sinceramente, perché tipo già la seconda notte ci sono 14 partite. Ah, ok, fantastico. Quindi non è proponibile. Ne guardo intere, potrebbero essere 3, 4, 5 a settimana. In più guardo quasi tutti i secondi tempi o quarti, le partite che magari sono in bilico, si decidono nel finale. E poi se ci sono giocatori particolari, quintetti particolari da guardare, dentro. Gli italiani quest'anno saranno 4. Sì. Abbiamo Bellinelli, Gallinari, sì. Datome, che è nuovo, esatto, e Bargnani. Bargnani. Esatto. Raccontaci un po' che cosa si prevede, soprattutto per il nuovo che giocherà a Detroit. Allora, Datome è arrivato subito con dei piccoli infortuni che sono anche abbastanza normali perché quando vai là ti sottopongono dei carichi di allenamento che non c'entrano nulla con quelli cui sei sottoposto qua. E questo succede anche ai giocatori che dal college americano passano all'NBA, proprio perché è un livello di professionismo completamente diverso. Potrebbe giocare, non è detto, ha una discreta concorrenza nel ruolo, però è uno, anche lui, duro, tosto, quindi si farà rispettare. Bargnani è finito a New York, ai Knicks, altra franchigia con un certo peso storico, piazza difficilotta perché comunque fischiano tanto, se vai male fischiano. A New York assolutamente sì, e sono super esigenti. Però diciamo che avrà altri compagni a fargli da parafulmine, mentre a Toronto era lui un pochino l'oggetto principale degli insulti dei tifosi, quindi dovesse andare male non è detto che se la prendano con lui. Gallinari sarà la stella di Denver ma rientra da un infortunio, anche qui si parla di dicembre, Natale, gennaio, si è rotto i legamenti del ginocchio l'anno scorso. Invece Bellinelli ha cambiato squadra, è andato ai San Antonio Spurs che hanno fatto le finali pochi mesi fa. Assolutamente. Sono una squadra molto organizzata, una piccola isola felice perché c'è un'assoluta armonia tra dirigenti, giocatori, allenatori e così via.
e essendo un giocatore di ruolo, quindi che non deve fare la superstella ma portare il suo contributo in un modo ben determinato, potrà sicuramente dare... Giocherà in quintetto? Non credo che giochi in quintetto. Ah, cavolo, 15-20 minuti a partita potrebbero già essere un buon risultato. Sarebbe stato veramente un ottimo traguardo. Sì. Allora, vediamoci un attimo quali sono i fenomeni storici, visto che oggi parliamo di Baby Prodigy, e poi torniamo qui anche con Edward Melege. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never feared death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, raggiunto, come dicevo poc'anzi, sì. Edward Melege, giovane promessa del basket, benvenuto. Ciao ragazzi. Benvenuto, tu hai avuto, hai solo 20 anni, però hai già avuto un sacco di esperienze, sei stato in Francia, sei stato già in America, raccontaci un po' in breve la tua bio. Sì, io sono cominciato a giocare a basket quando avevo 8 anni, poi ho fatto diversi anni giovanile a Milano, poi Milano ha tagliato il gruppo 93, c'è stato un po' di problemi con quell'annata e mi sono avuto un trasferimento in Francia a Lione. Ho fatto 2 anni là, tosti, difficili, però diverse soddisfazioni. Sono stato selezionato per la nazionale Costa d'Avorio, ho fatto la Coppa d'Africa in Ruanda. E sei già un nazionale? Con l'Under 18 però, sì. Ah, ok. E poi ho deciso, ho cercato di rientrare in Italia, il bel paese, per fare l'ultimo anno di giovanile che ho fatto a Rimini, a Sant'Arcangelo di Romagna, con un coach che è stato super, Paolo Carasso, e quindi... E da lì poi ho fatto una buona annata e ho deciso tramite nazionale di avere l'opportunità di andare negli Stati Uniti. All'inizio sono stato in California, San Diego, a Carlsbad, all'Army Navy Academy, e poi ho avuto tosta in Accademia Militare. Se non sei patriota soffri, perché svegli alle 7:15, hai un 15 minuti, 20 minuti per far colazione. E poi alle 7:15, no, 7:15, 9, buco, puoi fare quello che vuoi tranne dormire. Se passa il sorvegliante nelle camere ti becca a dormire. Sono... Ma lì ti sei scogitato degli stati tipo gli occhiali con le cupine, quelle robe lì. No, poi quando vedevi le punizioni ti passava la voglia di scogitare. Ah, ok. Dopo... Allora parliamo poi dopo anche dell'esperienza che si accinge a, a provare in America e anche di quella che ha passato. Invece Fabrizio, noi nel filmato abbiamo visto Kobe Bryant, che vabbè, famosissimo, uno dei più celebri di sempre. Anche Garnett, anche LeBron James, Kobe Bryant a che età è entrato in NBA? A 20 anni, grosso modo, 19-20 anni. E tutta quella generazione di giocatori che è entrata in NBA anni 90, seconda metà di 90, aveva delle limitazioni inferiori rispetto a oggi. Perché in sostanza bastava essere maggiorenni, quindi li prendevano da subito. Oggi c'è un'età minima di 19. Quindi è la principale restrizione, non l'unica, però ad esempio nel prossimo draft giocatori nati nel 95, non più giovani, potranno accedere all'NBA. Perché loro hanno saltato il college. Loro hanno saltato il college, sì, tutti questi giocatori, quindi Bryant, McGrady, LeBron, Garnett, Dwight Howard, eccetera, tutta una generazione di giocatori che non ha fatto il college e quindi appena finita l'high school è andata a giocare in NBA. Tu invece al college ci sei stato, ci dicevi? Ho fatto prep school a Carlsbad e ho deciso di ritornare per incominciare a fare il college là e ho la possibilità, fortunato, di farlo, ritornare al Cuyamanca, che mi offre una scholarship, è un community college, e poi avere un transfer se va tutto bene per un college normale, però
comunque a un livello molto alto, ho giocato contro il prep school in meno, ho giocato contro talenti come Wayne Selden, che è uno che è un pazzo, cioè un ragazzo che tra poco lo vedete in NBA di sicuro. Cioè. Quindi confrontarti con questi tipi di giocatori sì, ti fa vedere un attimo la differenza, quali sono giocatori che se non ci fossero state queste nuove leggi sarebbero già in NBA. Allora, visto che stiamo parlando di college, ci guardiamo un attimo questo filmato che ci fa vedere un po' i fenomeni del college e poi torniamo qui. Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I follow. Oh, we are the children of the sun. That's all you need to know. Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I follow. Oh, we are the children of the sun. That's all you need to know. Bitch, I'm a moonwalker like Michael. Skywalker love my rivals. Both hands in that Bible, bitch, I'm next in line for that title. When nigga had nothing to do, I was idle. When we was in the studio with Tiger. No, but climbing high, we ain't on the Kilimanjaro. And then, panicking, they don't really know what's happening. Now we got our clothes on a mannequin. We don't want no comparison, not overdose and extravagance. We went for gold and got platinum. I told my bro to get an ambulance, cause I caught a golden and was on him. Yeah. How can home be where the heart is when your shadow even fucking leaves you when you are in darkness? Still get stopped by Sergeant Pepper looking for that Ziggy Stardust. After a lifetime of regret, I'm just looking for some answers, yeah. Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I'll... Abbiamo visto un po' il meglio del basket college americano, che in tanti casi non ha nulla da invidiare ai pro. No, il livello ovviamente non è lo stesso, perché comunque ci sono anche squadre, non dico materasso, però più affrontabili in NBA, il livello è altissimo sempre. Però a livello di talento individuale c'è gente che potrebbe giocare in NBA oggi e fare discreta figura, tipo questi che abbiamo visto adesso. Tranquillamente. Edward, tu che sei stato in un college, com'è la vita di college? È un po', è come nei film? O? E com'è il livello del basket all'interno dei college? A livello del basket, innanzitutto lo sport college è tutt'altro mondo. Cioè, prima cosa c'erano molti più soldi rispetto, quindi già questo ti permette ai ragazzi che magari non hanno la possibilità di pagarsi la scuola, di avere una possibilità di anche fare la loro education. Strutture pazzesche. Strutture veramente pazzesche. Io quando ho giocato contro la Tilton, loro viaggiavano in aereo privato, io non ero ancora un college, sono una prep school. Quindi per farti capire che ci sono giocatori. La differenza tra college e prep school qual è? Scusa? Allora, prep school è un'annata che pre-college che viene usata da tanti giocatori che vogliono, o giocatori o anche studenti internazionali che o non hanno ancora quei voti necessari per andare al college, perché comunque là prima di passare al college avrei comunque voti abbastanza alti. O non hanno, o vogliono avere una graduatoria più alta per essere scelti da diversi college perché vanno ad annate, vanno a class. E niente, a me la prep school dava genio perché comunque l'inglese sì, lo parlavo, ma non era perfetto. E poi comunque prima di essere scelto al college ce ne vuole un anno per rodare un attimo il gioco. Non era male, anche perché è totalmente diverso il gioco europeo a quello americano. Certo. Sì, Fabrizio, ci sono degli italiani alle prese con il basket? Ce n'è uno in particolare che è Amedeo Della Valle, che tra l'altro è stato il miglior giocatore degli ultimi europei under 20 che l'Italia ha vinto quest'estate. E prospettiva NBA, boh, forse chissà, dobbiamo vedere, però gioca in un'università di altissimo livello che è Ohio State, che è un college che dà giocatori all'NBA praticamente ogni anno. Quindi, ad esempio, l'anno scorso ha giocato pochissimo proprio perché il livello dei suoi compagni era troppo alto per lui ed era ovviamente un ragazzo di 19 anni alla prima esperienza. La sua intenzione è fare tutti e quattro gli anni, quindi ancora tre stagioni per crescere, crescita umana, crescita tecnica, e poi si vedrà, potrebbe tranquillamente tornare di qua e poi mettersi a giocare ad altissimi livelli in Europa, in Eurolega. Lo auguriamo da Medio della Valle, come lo auguriamo a Edward che si accinge a tornare là al college. In bocca al lupo per la tua carriera. Crepi. In bocca al lupo. Sia scolastica che sportiva, mi raccomando. Grazie mille. Mi raccomando. Poi se diventi un mega devi tornare. Facciamo qua. Facciamo una skypata. Noi siamo stati i primi a puntare su di te. Sì. Ok, allora noi ci prendiamo una pausa. Grazie Fazza, che ci vediamo prossimamente. Sicuro. Ci vediamo fra poco con un altro Baby Talent. A tra poco. Sì.
16:13 siamo tornati con poi DJ. Che sudata, Andres, eh? È tutto, mi sembra tutto assolutamente regolare. Vediamo cosa ci avete scritto a proposito di Baby Prodigi. Qual era il vostro prodigio da piccoli? La domanda esatta era? Quindi oggi si parla di piccoli prodigi. Quando eri bambino, qual era la tua capacità fuori dal comune? Hashtag Baby Prodigi, vediamo se l'avete utilizzato. Se ci avete scritto attraverso Twitter, questo per esempio è attraverso Twitter, guarda un po' la casualità. Armisel dice, voler leggere Cime Tempestose a 7 anni vale? Hashtag Baby Prodigi. Può valere come indice di noia mortale, esatto, da piccoli, concordo, per esempio. Armisel. Prossimo, vediamo cosa ci dicono. Da WhatsApp Alessia Chicca scrive: ero bravissima ad attorcigliare la lingua e la ruotavo ecco alla velocità di una trivella. Mia madre aveva paura che soffocasse. E probabilmente non è l'unica cosa di cui aveva paura tua madre per il tuo futuro. Vediamo il prossimo commento. Che cosa ci dice Facebook? Gillin Mercado dice: già a 4 anni sapevo leggere benissimo. Mi divertivo soprattutto a leggere le fermate della metro o i cartelli pubblicitari, e i miei mi hanno detto che facendo questo ho stupito qualche persona. Sì, però anche l'uso della punteggiatura non sarebbe stato male, vero, come abilità da piccolino, però così per facilitare negli spazi noi pubblicitari manca spesso, quindi la punteggiatura? Sì. Sì? Sono frasi corte, insomma. Facebook, Rocco d'Atena scrive: io ero un talento a impennare in bici e a fare il pazzo sui rollerblade. Sai da dove ci scrive? Sì, ero un grande. Sai da dove ci scrive Rocco? No. Fa niente. Andiamo avanti con un altro baby prodigio che è diventato famoso ad un'età veramente bassa. Sì. Stiamo parlando di Cristian Imparato, che ha vinto Io Canto, e adesso ci vediamo sul video. Ci ascoltiamo, da qui cominci tu. Dove che devi guardare? Dove? Aspetta. Perché lui è Cristian Imparato, esatto. Benvenuto. Abbiamo appena ascoltato Da qui cominci tu, che è estratto dal suo album Cristian Imparato, appunto, omonimo, esatto, che è uscito il 22 di ottobre. Allora, Cristian, tu hai 17 anni. Sei giovanissimo. 17 anni, sei di Palermo. Sono di Palermo, sì. E hai vinto la prima edizione di Io Canto. Io Canto. Quanti anni avevi quando hai vinto? 14 anni. Com'è diventare celebri a 14 anni? È una cosa assurda e bellissima, tra l'altro, perché non ti aspetti tutto questo successo. Un 14 anni non si può aspettare mai un successo del genere. Cioè, avevo i fan sotto casa che gridavano il mio nome. Io, come mai tutto questo, tutto così rapido? Perché non me lo sarei davvero mai aspettato. Invece è successo, sono contento e sto lavorando con questo magnifico progetto. Spero vada bene, ne siamo tutti positivi. Hai già fatto un sacco di esperienza, ti sei anche esibito ai Wind Music Awards. Sì, sì. Quindi, insomma, mica cose da niente. Che erano all'Arena di Verona, quindi grande palco anche con una certa storia. Com'è stato l'impatto col pubblico all'Arena di Verona? Incredibile. C'era la presentatrice che fa: dai Cristian, adesso fai un urlo enorme così ti scarichi un po'. Ti carichi un po', perché mi vedeva un po' moscio, morto, perché c'erano 200.000 persone che guardavano. E quindi io appena ho visto, no, non ce l'ha fatto. Invece dai, buttati, e mi sono buttato, è andata alla grande. E uno dice 200.000 per dire un numero gigante, un numero, ma in realtà non è tanto distante poi dalla capienza dell'Arena di Verona, a dire il vero. Tu cosa pensi dei programmi televisivi, non quello che hai fatto tu ovviamente, ma i concerti tipo per esempio quello di Gianni Morandi all'Arena, appunto? Ti piacciono come contesto? Io devo essere sincero, quello di Gianni Morandi non l'ho seguito perché appunto ero in promozione, no, però, quindi non ho avuto tempo di accendere la televisione. Se mi parli un esempio, po' però altri programmi. Altri programmi, sì, vedevo X Factor, mi piace tantissimo perché, non lo so, i programmi di musica mi affascinano un po' tutti, perché cioè, va uno sconosciuto lì dentro, boom, magari spacca e va, come magari è successo con me, esatto, 3 anni fa, però adesso stiamo iniziando un percorso, è tutto diverso, magari lì è etichettato in televisione, adesso sono più etichettato verso il mondo della discografia. Certo. Tra l'altro, tu dopo aver vinto Io Canto sei andato anche in America a studiare. Sì. Che cosa hai fatto? Allora, sono stato una settimana da David Foster e le altre 2 settimane sono stato alla New York Film Academy a New York. Ho studiato danza e canto con BP Boy. Quindi un'esperienza proprio per...
incredibile. Quindi proprio per fare la pop star a tutto tondo? No, che pop star? Vabbè, però se studi ballo, scusa. Vabbè, però mi dicevano devi fare questo e questo, ok, va bene, faccio quello vabbè, che c'è in devi tenere il palco, devi essere non capace. Non ho deciso io cosa devo fare, mi dicevano vai in New York Film Academy a studiare questo e poi se ti piace continui anche vabbè, fuori. Però non è che ce le devi raccontare, non è che l'hai fatto controvoglia, no? L'hai fatto no, perché... vabbè, controvoglia... Allora, sono sincero. Sincero. C'era anche il corso di recitazione. Praticamente questo insegnante di recitazione mi porta in un prato in cui c'erano tanta gente seduta nelle panchine che fumavano, si vendevano il tè, facevano il cazzeggiavano. E mi fa, osserva queste persone, mi devi descrivere cosa stanno pensando, che relazioni hanno. Ma stai male, io mi metto a raccontare, cioè non è giusto. Cioè mi metto a raccontare queste robe qua e mi metto, no dai, non voglio farlo. E quello è stato imbarazzante. Perché io da piccolo ero un po' capriccioso, no questo no, soliti bambini. Certo, allora visto che abbiamo parlato di America, sì, vediamoci un attimo un filmato che ci fa vedere un po' di pop star e stelle del cinema americane. Poi torniamo qui con Cristian Imparato. Sorcerer's Stone. The what? Oh, honestly, don't you two read? Abbiamo visto Kevin! Sì, però scusate, mancava Beyoncé. Mancava Beyoncé? Mancava Beyoncé. Beh, non era... Non è giusto, cioè, ma fate una cosa del genere. Da bambina, ma non era bambina prodigio, però. Vabbè. Ha iniziato presto, però. Però forse non era bambina prodigio. Forse non era bambina prodigio. Abbiamo visto... Era già una donna partita... già in pompa magna. Okay. Christian, c'è una star, una pop star in cui ti riconosci Beyoncé? No, cioè, che mi riconosco. No. Non lo so. Diciamo siamo un po' distanti. Però mai fatto così. Siamo un po' distanti. Mi affascina questo artista, sì, perché ha dei livelli assurdi. Cioè, sa ballare, ti sa recitare, ti sa montare video, sa fare il regista, sa far tutto questa donna. Ha un figlio, ha un marito, viaggia tutto il giorno. E appena la vedi crolli, ti vengono tipo i collassi. Appena la vedi Beyoncé, tipo ti sdrai per terra. È una grande, un mito. Io ho visto anche il concerto quest'anno perché è stata a Milano. Cercavo tipo dei termini sul vocabolario, ma per descrivere il concerto di Beyoncé, no. Beyoncé, ma non neanche esisteva il termine Beyoncé sul vocabolario per dire è stato semplicemente Beyoncé. Va coniato un neologismo. Sì, ok, non c'è stato... Cioè, è stato incredibile. E quindi insomma è lei un po' il tuo mito, possiamo dire così. Bene, abbiamo visto queste star, piccole star, che però hanno una cosa in comune. A un certo punto hanno sbroccato. E quindi tu come ti senti? Ti senti ancora ok o hai paura che potrebbe arrivare anche per te un momento? Allora, io mi sono sempre sentito ok, perché sono sempre stato dell'idea che questo mondo non sarebbe stato mai facile. Non lo è altrettanto facile, perché puoi iniziare, puoi andare giù, è difficile poi ripartire. Però io e il mio staff, io e la mia famiglia, i miei fan sono stati sempre positivi, che mi hanno sempre spinto e sostenuto. Quindi io non ho mai avuto la paura di perdere, in un certo senso, perché ci ho sempre creduto, è quello che so fare, è quello che sono nato per fare. Quindi non c'è motivo di dire sto perdendo, sto cadendo in basso perché mi è successo questo, il cambio della voce ad esempio, ecco, perché è un momento di passaggio. Un momento di passaggio tutti passiamo, non è una perdita perché è soltanto un cambiamento che fai radicale, perché sono cambiato anche un po' fisicamente, infatti magari cioè alcune volte al ristorante mi seguo, mangio, vedi tipo le coppie, tipo moglie, marito, no, Cristian Imparato, ma che bip dici?
Infatti anche noi, sai, abbiamo... Cristian, poi mi alzo, sono io. Abbiamo avuto litigate, lo stesso problema anche noi. Perché sono cambiato fisicamente, quindi poi... Noi infatti stamattina guardando un video di una tua apparizione a un compleanno, che era proprio nell'anno di vittoria di Io Canto, ci siamo detto, ma è lui? Perché puoi vedere le foto adesso proprio la allora, ringrazio Gesù che mi ha fatto cambiare un po' aspetto, perché diciamo, meno male quello mi serviva. Però insomma, tu riesci a condurre una vita simile a quella dei tuoi coetanei? Assolutamente sì, perché mi sento una persona normalissima come tutte le altre. Cioè, a parte il lavoro, che ovviamente ti occupa molto spazio, però per il resto riesci a divertirti, a fare tutto. Tutto. Bene, bene, tutto. Quindi insomma non hai... Discoteca, pub, amici, chiacchiere, cazzette, tutto. Non manca niente. Non manca Che ruolo hanno i genitori in un percorso di questo tipo? C'è qualcosa che un genitore non dovrebbe mai assolutamente fare, secondo te? Beh sì, quello di impedire al proprio figlio di cosa deve fare. Magari se suo figlio ha un dono, magari del, come nel mio caso, di cantare, non può dire la madre studia, università, lavoro e basta, perché io la ucciderei, scusate, ma no. Però nemmeno il contrario, quindi neanche spingere troppo magari. No, deve essere un po' compensata la cosa, perché la madre deve rappresentare la figura della madre, scuola, comportati bene, fai questo, quest'altro, però deve darti anche un sostegno morale, un sostegno in cui crede in te, in cui crede nei tuoi sogni. Magari il cuore del canto, c'è una ragazza che vuole ballare, un altro vuole fare l'attore, deve spingere. Sono i genitori, prima la famiglia, a credere in te. Io, grazie a mio fratello, ho fatto la lezione di Io Canto, perché se non fosse stato per lui io sarei ancora a casa a cantare nella mia stanza come facevo e magari prima. Però avresti fatto X Factor, mettiamola così. Va bene, Cristian, grazie mille, in bocca al lupo per il tuo progetto, l'album omonimo Cristian Imparato, e noi speriamo di rivederci prossimamente. Noi grazie, andiamo avanti adesso con il video del giorno, giusto? Che mi sta particolarmente a cuore, perché Armin Van Buuren featuring Cindy Alma con Beautiful Life, vediamo. Vabbè, allora prendimi per il culo anche tu. No, perché gli si è spatasciata una mosca sul... Ma che una mosca? Tu hai il neo qua, io ce l'ho qua sul labbro per motivi di lotta libera. Questo comunque era Armin Van Buuren, che purtroppo quest'anno, che ha fatto un album della Madonna, è sceso al numero 2 della classifica internazionale di DJ Mag. Io non li capisco, sti fan. Vabbè, comunque ci piaceva. Beautiful Life. Noi torniamo domani. Ci vediamo domani, ragazzi. Vi lasciamo a Mix Up. Chi c'è con Mix Up? No, tu che sei tanto brava, di chi c'è con Mix Up? Diablo! Ecco, brava, va bene. Dai, ci vediamo domani. Ciao, allora. Ciao zio!